Aeroporto Poitou a scalo privilegiato del mezzogiorno. Dopo il Bari Mumbai arriva il Bari Zanzibar, il servizio di Serena Costa. Africa sempre più vicina, soprattutto se si parte dalla Puglia. Dal 21 dicembre basteranno 6 ore di volo, a costi inferiori quindi, per collegare l'aeroporto di Bari a quello di Zanzibar. È la nuova rotta istituita da Aeroporti di Puglia, diretta da Marco Franchini, in collaborazione con Air Italy e Viaggiland African Safari Club, di cui abbiamo sentito il general manager Marco Sbrizzi. Ci rivolgiamo a tutti coloro che vogliono andare in vacanza d'inverno, che vogliono poter partire non solo sotto casa ma risparmiare dei soldini. La previsione per questa stagione invernale è di circa 1500 passeggeri. Dal 2007 il diretto Bari Mombasa aveva creato un buon flusso di viaggiatori verso l'Africa orientale. Ora la mission è più ambiziosa: rendere il Bari Palese uno scalo privilegiato per i turisti del meridione. Preferiamo avere un ruolo di primi attori sulle province e garantire dei collegamenti sia di linea che charter dalla provincia, piuttosto che un pochino diluirci insieme ad altre compagnie ad andare solo a una guerra di prezzo dalle piazze principali. La città di Bari ha da pochi giorni il Cineporto, uno spazio interamente dedicato alle produzioni cinematografiche. Sentiamo cosa ci dice Erika Tomasicchio. Stai sempre a mangiare, stai. Dai, là, che sappa. Prego, qua, vieni, pulisci, qua, vieni. Nel Mare Magnum del cinema, Bari si candida ad essere porto per la creatività, approdo per la settima arte che fa scalo a sud. E l'idea alla base del Cineporto, uno spazio destinato ad accogliere i film che saranno girati in Puglia. Un centro servizi di 1200 metri quadri all'interno della Fiera del Levante, padiglione 180, che mette a disposizione delle produzioni uffici, due sale per casting e costumi, un cinema da 96 posti con sistema Dolby Surround, ma anche uno spazio mostre e un deposito per la costruzione di scenografie. Una vera e propria casa del cinema, costata circa 600.000 euro e gestita dalla Puglia Film Commission, pensata anche per ospitare concerti, mostre e installazioni. Scusate, il bambino deve fare l'atto grande. L'obiettivo è incentivare i cineasti che sceglieranno la Puglia come set, un'industria in rapida ascesa con circa 100 film girati negli ultimi 3 anni, di recente persino produzioni indiane. Il Cineporto di Bari, fiore all'occhiello della regione, è l'unico al sud e il secondo in Italia. A marzo ne aprirà un altro a Lecce. Una riflessione sul linguaggio giornalistico e sulle minacce alla libertà di stampa è il senso dell'incontro tenuto da Antonio Caprarica in un seminario di Lecce. Carta stampata Rai e Radio Rai, corrispondente da Afghanistan, Mosca, Londra e Parigi, Caprarica al seminario delle officine Cantelmo risponde alle domande di appassionati e studenti di giornalismo e condivide piccoli e grandi segreti del mestiere. Ad esempio l'importanza dell'operatore che accompagna il cronista TV, i rumori di fondo della terza pista e lo stand-up, cioè la cronaca sul teatro dell'evento. Il buon giornalista non deve accontentarsi delle agenzie di stampa, ma tornare a consumare le scarpe. Il racconto del giornalista deve sempre partire dai testimoni diretti, e quindi dal dialogo con la gente o con i protagonisti dei fatti che si raccontano. Si può anche evitare di citare per nome e cognome una fonte, ad esempio, ai piani alti del palazzo. L'importante è sapere che quella fonte esiste davvero e assumersi personalmente la responsabilità. Alla stampa italiana dice non servono nuove regole, basterebbe seguire il modello giornalistico e democratico anglosassone. Abbiamo una tale quantità di regole che ci consente semplicemente di aggirarle più facilmente. Dovremmo ricordarci che l'etica è la regola fondamentale del mestiere del giornalismo. E spostiamoci al Kursaal, dove Armando Trovaioli ha tenuto una lezione sul rapporto tra cinema e musica. Intervistatore d'eccezione Walter Veltroni. La giornata particolare. Io ho tribolato tanto per scrivere la colonna sonora di La giornata particolare, arrivando alla conclusione di dire a Ettore, non c'è musica. Ettore è regista a scuola, lui e Armando Trovaioli, finissimo intellettuale dello spartito, un'amicizia artistica che supera ogni difficoltà. Ma Ettore, e se ci si mettesse un pianino stonato che suona mischiato al
con l'inno hitleriano, che cosa accade? Accade in cinema. Un novantenne pieno di umorismo, umiltà e una vita riempita di musica. Una strega che lo incanta fin da bambino, quando imparò il violino. Poi la scoperta del jazz, che lo catapulta sui palchi di tutto il mondo. L'incontro con il cinema ha un nome di donna, Anna, il film di La Tuada, per cui scrive Negro Zubon, cantata da Silvana Mangano. Una scaletta di Do, due maracas, un sordo, la gran cassa, ed esploso il mondo. Sul palco ad intervistarlo Walter Veltroni. 300 film all'attivo, qualche incursione come autore al Festival di Sanremo, bisogna pure campà, e un consiglio ai giovani che vogliono fare musica anche in questi tempi di crisi. Se amate la musica, amatela come, no, come una bella donna. È successo annunciato per il nuovo libro di Gianrico Carofiglio intitolato Le perfezioni provvisorie. L'ha accompagnato alla Feltrinelli il jazzista Mirko Signorile. Mix di parole e note, è stato questo il cocktail servito al folto pubblico che ha preso parte alla vigilia dell'uscita in libreria dell'ultimo libro di Gianrico Carofiglio, Le perfezioni provvisorie, ospitata alla Feltrinelli di Bari. Una notte bianca iniziata alle 23 e finita ben oltre la mezzanotte. Lo scrittore e deputato barese ha letto alcune pagine del romanzo che celebra il ritorno in libreria del popolare avvocato Guerrieri, alle prese, questa volta, con un nuovo oscuro caso giudiziario che interviene a spezzare la malinconia delle sue giornate. Una detective story in cui il protagonista associa professionalità e senso del dovere a una sottile vena umoristica, la stessa con cui l'autore ha saputo intrattenere il suo pubblico. Mirko Signorile ha intrecciato un dialogo al pianoforte con Carofiglio, brani come l'esecuzione delle musiche del film Philadelphia che hanno fatto da colonna sonora ai capitoli del romanzo. L'apertura serale del Megastore di Via Melo si conferma dunque un appuntamento gradito ai baresi, anche a quanti hanno approfittato dell'occasione semplicemente per girare tra gli scaffali sfogliando un libro. E per il momento è tutto. Arrivederci alla prossima edizione.